rappresentate dall'Emilia e dalla Romagna, e oggi noi avremo la possibilità di raccontare quella che è una delle due realtà che è legata proprio alla terra di mezzo tra Bologna e il mare. Castel San Pietro rappresenta a tutti gli effetti il trattino tra Bologna, tra ovviamente Emilia e Romagna, e naturalmente noi adesso, un po' come da tradizione, in questa ultima serata delle serate del giugno Castel Castellano, abbiamo... Il tempo si è messo per traverso, il temporale improvviso ha sconvolto un poco i programmi, però non si rinuncia all'assaggio, non si rinuncia al giudizio. Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro, è insieme a Francesca Marchetti, consigliere regionale, e a Napoleone Neri, gastronomo, uno dei tre padrini delle Terre di Mezzo. E padrino delle Terre di Mezzo che però in questo momento sta assaggiando le orecchiette. Sì, perché sono saltati un po' i programmi. Sono diciamo, saltati un po' i programmi, quindi credo che sia giusto onorare la cucina dei nostri amici di Ceglie. E sono venuti fin qua e ci credevano molto, ci credono molto anzi. Prima in piazza con la pizzica hanno veramente dimostrato la loro grande qualità di essere ospitali in Puglia, da loro hanno dimostrato anche il valore culturale che hanno, e adesso siamo passati a un altro tipo di cultura che è il cibo, che da loro è veramente fantastico e quindi è giusto onorarlo. Angelo Palmisano, assessore, allora buonasera, insomma un temporale che si è messo un po' per traverso, però intanto lei sta qua a distribuire le orecchiette. Abbiamo comunque portato quello che è parte della nostra tradizione, la nostra tradizione gastronomica. Ceglie è diciamo la regina della Valle d'Itria a livello gastronomico, ha un'alta concentrazione di trattorie a conduzione familiare a chilometro zero. E come potete vedere ci si dà da fare tutti, ed è un po' anche la caratteristica della gastronomia nella nostra città, perché dietro la preparazione di ogni piatto non è mai fine a se stesso, ma c'è sempre comunque l'amore per la propria terra, la tradizione, quello che è la storia di ogni famiglia che per decine di anni ha fatto questo per i tanti ospiti e turisti della nostra città. Come dicevo, le similitudini tra territori ci sono, i punti di contatto, parlavo prima con il sindaco, abbiamo lanciato questa idea del gemellaggio gastronomico, le nostre due realtà hanno tanti punti di contatto, tra i quali appunto quello della convivialità. Francesca Marchetti, consigliere regionale della regione Emilia-Romagna, allora una dei padrini, madrine di quelle che era i sapori dell'Emilia e quindi i tortellini. Sì, nonostante il maltempo credo che l'obiettivo, come diceva lei, è stato raggiunto, che è un gemellaggio di sapori. Naturalmente io ero la madrina per l'Emilia Romagna, in una terra che è quella di mezzo, che è la nostra, che è una terra che non solo di sapori ma anche di solidarietà, di convivialità e di tanti volontari che dedicano il loro tempo perché le nostre comunità riescano davvero a essere vive tutti i giorni dell'anno. Giancarlo Naldi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele, anima di questa di sfida. Assolutamente esequo, un premio all'impegno, soprattutto agli amici di Ceglie Messapica, agli amici pugliesi in generale, perché hanno fatto tutta questa strada per accogliere un invito secondo noi importante, perché si trattava di compiere un salto di qualità passando dal duello fra un prodotto e un altro ad una disfida fra una terra e un'altra, con il solo scopo di valorizzare i prodotti nell'insieme, i sistemi territoriali e ovviamente le culture di questi territori, ma ovviamente il lavoro è appena iniziato. E dichiariamo ufficialmente un ex aequo, acqua o non acqua, tra le orecchiette pugliesi, anzi del Salento, e i tortellini emiliani o bolognesi, che dir si voglia.